Ciao, sono Eddie, CEO di Influencer for Home, la redazione digitale dedicata agli influencer emergenti. I'm just good at caring too much. In questo video tratteremo un argomento abbastanza delicato. Partendo dal presupposto che purtroppo esistono profili altamente personalizzati ma che possono comunque trarci in inganno, è anche vero che molto spesso per comprendere se si è di fronte a un profilo veritiero o a un profilo fake bastano davvero pochissime accortezze. Prima di partire nell'elencare appunto le accortezze da prendere, potremmo farci la domanda: perché qualcuno vorrebbe aprire un profilo falso? E cosa sono i catfish, cioè i pesce gatto? Partiamo dal presupposto che i social network sono ambienti relazionali e ciò che dà valore alla tua esperienza personale è il modo in cui le persone interagiscono con te. Questo significa che, così come per il mondo offline, face to face, possiamo intercettare o essere intercettati da persone che condividono del valore, persone oneste e trasparenti, oppure da utenti che compiono azioni illecite anche attraverso l'uso di profili finti o identità digitali inesistenti. Insomma, il buono e il cattivo sono dappertutto. Le motivazioni che possono spingere una persona ad aprire un profilo fake possono essere molte, da quella più superficiale, come ad esempio spiare una ex, a quella più profonda, che magari ci comunica la fragilità intrinseca di questo individuo. Alcuni lo aprono perché vogliono nascondere la propria reale situazione personale o sentimentale, perché magari ci si vergogna del proprio aspetto fisico, per spiare o commentare dei profili con i quali non si vorrebbe interagire in persona, ma come detto magari qualche ex, qualche amico, o in alcuni casi addirittura qualche concorrente. Nel linguaggio del web questi profili sono appunto definiti dei catfish, letteralmente pesce gatto, che indicano in modo particolare le persone che usano delle false identità, con foto magari prese addirittura da altri profili e informazioni biografiche del tutto false, ingannano i loro contatti ai fini di ottenere un qualsivoglia beneficio, che sia delle informazioni personali o solamente della considerazione. Che consigli potremmo darti noi di Influencer for Home per capire se siete di fronte a un profilo fake? Quelli che ti andrò ad elencare in seguito sono semplicemente dei piccoli suggerimenti che ti dovrebbero aiutare quantomeno a stare in allerta. Non è infatti sempre facile scovare subito la falsa identità di qualcuno e quindi a volte potremmo scivolare in qualche tranello. In ogni caso, la prima cosa da fare è guardare se il profilo è compilato o meno. Foto profilo e cover, informazioni personali, sono tutte presenti? Chi è questa persona? Perché dovresti accettarne il contatto? Oltre a controllare la foto di profilo e la cover, ma le varie informazioni sono inesistenti, puoi semplicemente scaricare la foto profilo sul tuo PC. Non preoccuparti perché la foto profilo e le cover sono pubbliche, quindi puoi farlo senza problemi. Dopodiché vai su Google, clicchi in alto a destra su Immagini, clicchi in seguito su Upload e carichi l'immagine che hai appena scaricato da Facebook. Se la foto è chiara e limpida, Google ti aiuterà a cercare immagini simili e capire se la foto corrisponde o meno a quell'utente. Non sempre questa ricerca restituisce delle risposte, in molti casi ha aiutato a scovare qualche furbacchione del web. Allo stesso modo, cerca su Google o su altri social se al nome e al cognome della persona corrisponde la stessa identità. Che risultati trovi? Foto e nome. Foto e nome corrispondono con la tua ricerca. Inoltre potrai anche un'altra cosa che potrai verificare è la durata dell'account. Spesso un profilo fake è stato appena aperto. Se il profilo è stato aperto il giorno stesso in cui ti viene richiesto il contatto o pochi giorni prima, a meno che ovviamente non sia una persona che conosci che si è appena iscritta ad un social, potrebbe essere un campanello d'allarme per un profilo fake. Dopodiché l'utente presunto fake, da quanto tempo condivide e cosa condivide? Se le uniche immagini condivise sono la foto profilo e la cover, potrebbe essere un'altra conferma per un profilo fake. Un'ulteriore verifica che si può fare è controllare amici e contatti se ce ne sono in comune. Se la risposta è no e oltretutto l'account ha pochissimi contatti e spesso provenienti da zone mondiali che non corrispondono alla tua, se ad esempio io sono in Italia e mi viene richiesta l'amicizia da un profilo fake che ha magari 5 amici e tutti e 5 dall'Indocina, è quantomeno sospetta la faccenda, no? Ultima accortezza, ma che ci sentiamo caldamente di raccomandarvi, è stare sempre attenti a cosa si condivide. È facile dedurre i gusti e abitudini personali di qualcuno attraverso i contenuti che condivide. Glielo spiattelliamo in faccia alla gente tutto ciò che pensiamo, quindi bisogna stare molto accorti a tutto ciò che condividiamo sui social. Ed ecco perché ancora una volta ti ricordo quanto sia fondamentale la propria privacy e le impostazioni che chiaramente dobbiamo andare a verificare. Noi di Influencer for Home siamo sempre disponibili per qualsiasi domanda o chiarimento
e pronti a dare ad ogni influencer emergente tutto l'aiuto di cui ha bisogno. Ci sentiamo presto. I'm just good at caring.